Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Isabella e Fabio, protagonisti di Uomini e Donne, sembrano aver deciso di annullare il loro matrimonio. Ecco tutta la verità riguardo la loro rottura. Isabella e Fabio. Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi della televisione italiana ed uno dei maggior successi di Maria De Filippi, che durante la sua conduzione si diverte tantissimo a prendere parte nelle dinamiche del programma. Uomini e Donne, Isabella e Fabio annullano il matrimonio. Spesso la conduttrice si è espressa nei confronti dei protagonisti dando loro consigli riguardo il modo di comportarsi con l'altro sesso, o molte volte ha anche avuto da ridire su alcuni comportamenti che andavano contro il regolamento, trovandosi costretta ad allontanare dallo studio qualche ragazzo intento a trovare l'amore. Il format prevede che degli uomini e delle donne di varia età riescano a trovare l'amore all'interno della trasmissione grazie ad alcune esterne, cioè ad alcune passeggiate o incontri motorizzati dagli autori e dalle telecamere del programma, che mostrano al pubblico a casa come si è svolta d'uscita e cosa si sono detti i pretendenti. Isabella e Fabio, matrimonio annullato. Durante questo periodo, i protagonisti non possono interagire tra di loro al di fuori dello studio o senza le telecamere del programma, così come non possono neanche comunicare tra di loro tramite messaggi. Per questo motivo, che va contro il regolamento, molti personaggi sono stati mandati via. Molte altre invece sono le coppie che sono uscite felicemente dallo studio, molte tra le quali stanno per convolare a nozze. Tra queste c'è quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due, dopo essersi conosciuti durante il Trono Over, si sono subito innamorati e hanno cominciato a frequentarsi, fino a decidere di uscire mano nella mano dallo studio, annunciando anche un matrimonio alle pagine del magazine ufficiale del programma. La verità sul matrimonio annullato. Negli ultimi tempi però, si era parlato di un annullamento delle nozze da parte dei due per dei motivi non ancora chiari. A parlare di questo è stata proprio Isabella, che avendo letto la notizia ha voluto avvisare i suoi fan che la notizia è infondata e che il matrimonio ci sarà, anche se al momento non si sa ancora la data e il luogo. Isabella e Fabio, matrimonio annullato. Sembrano essere quasi sul punto di sposarsi anche Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, che sempre sulle pagine del magazine di Uomini e Donne hanno affermato di essere sempre più vicini e innamorati e di voler convolare a nozze all'interno di una barca, dato che il matrimonio classico l'hanno già avuto da precedenti relazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.